Dio viene in tuo soccorso. C'è una domanda, un perché che ti impedisce di essere sereno? È normale essere confusi e sentirsi persi durante una prova. È normale domandarsi perché, ma ecco cosa dice la parola di Dio. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Geremia 29:11. Di fronte a questo versetto, tante domande possono sorgere nella nostra mente. Se Dio ha per noi progetti di pace e non di sventura, perché le prove affliggono i suoi figli? Perché questa malattia? Perché questa morte? Perché, Signore? È vero che certe situazioni possono farci arrabbiare, ma la nostra rabbia non deve essere rivolta contro Dio, ma contro il diavolo, colui che viene solo per rubare, ammazzare e distruggere. Ma Gesù è venuto perché le sue pecore abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10:10. La Bibbia dice che molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Salmi 34:19. E promette anche che quando i giusti gridano, il Signore li ascolta e li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a coloro che hanno il cuore afflitto e salva gli umili di spirito. Salmi 34:17-18. Dio ti farà risorgere. I suoi piani per te sono piani di felicità. Hai la promessa del suo aiuto, che non viene mai meno nelle difficoltà. Lui viene in tuo soccorso. Isaia 41:13 dichiara: perché io il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Ti invito a pregare con me. Signore, non capisco perché sto passando tutto questo, ma scelgo di fidarmi di te e di affidarmi alla tua forza. Grazie perché vieni in mio soccorso. Amen. Hai la promessa del suo aiuto, che non viene mai meno nelle difficoltà. Grazie di esistere. Eric Sellerier.